Sul fronte della giustizia qualcosa si è sbloccato. Dopo il servizio di Noi TV di qualche giorno fa, nel quale gli avvocati penalisti Lodovica Giorgi ed Elena Libone avevano denunciato un sistema in tilt tanto da impedire anche l'accesso agli atti e ai documenti del Tribunale, la Camera Penale di Lucca fa sapere che nei prossimi giorni le criticità fin qui riscontrate saranno risolte. L'attività giudiziaria, che in quanto servizio pubblico non è mai stata sospesa tranne le udienze civili e penali, fino ad oggi in realtà non ha funzionato. Smart working impossibile per i professionisti del settore, preoccupati per le ricadute nel futuro anche sul sistema economico a causa di una giustizia bloccata. La speranza è che da domani si volterà pagina. Ieri il presidente del Tribunale di Lucca e il presidente di sezione hanno adottato un provvedimento che dovrebbe ristabilire un certo ordine, una certa possibilità di svolgere la nostra attività lavorativa in via telematica, mi spiego, di fare istanze, depositare atti, chiedere documenti esclusivamente in via telematica. Io per ora ho letto il provvedimento, ho letto l'indicazione di una turnazione negli uffici, vedremo se questo intendimento si tradurrà in realtà.